Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno tifosi della Fiorentina. Allora, iscrivetevi tutti a questo canile, mi raccomando, se non siete già iscritti, seguite violapresses.com, iscrivetevi ad ACF Fiorentina 360 su Instagram e seguitemi su Twitter. Allora, vi spiego un po' lo stato delle cose per quel che riguarda la programmazione videace e poi vado con i contenuti di questo. Sto ultimando la questione abbonamenti, quindi conto di presentarvela domani. Stasera vorrei fare, magari lo faccio adesso, lo pubblico stasera, un video inerente l'anno prossimo e la questione scudetto, lotta scudetto, situazione storica del campionato italiano e ci caccio dentro anche dei ragionamenti sulla Fiorentina, va bene? Dopo vado a fare la spesa, volevo fare un tiramisù un secondo, quindi magari ci caccio un video di Catto Cucina, ma ve ne parlo domani. E domani mattina, Catto Mercato della Roma, va bene? Ci occupiamo da magica. A magica! A magica! Vabbè, domani ci occupiamo della magica. Avete notato che il microfono è diverso? Sì, perché siccome non sono a casa non ho potuto portarmi via tutto il braccio meccanico del microfono e quindi sto usando il microfono della webcam, spero comunque si senta a livelli accettabili. Allora, quest'oggi parliamo di Fiorentina e parliamo della questione Chiesa. Ho voluto fare un video specifico su Chiesa perché è successo tutto un po' rapidamente, nel senso che se avete seguito le cronache è da qualche giorno che si dice che Chiesa non sarebbe intenzionato a rinnovare con la Fiorentina con il discorso della clausola rescissoria. Allora, io vi ho detto diverse volte che il giocatore non mi sta simpatico, non mi ci identifico, tecnicamente neanche mi piace, proprio anche a livello di giocatore calato nel contesto, è un giocatore che mi fa venire in mente, diciamo, degli anni assolutamente anonimi della Fiorentina, che sono gli ultimi 2-3 nei quali lui c'è stato e nei quali, diciamo, anche lui ha offerto prestazioni molto, molto altalenanti e atteggiamenti abbastanza discutibili. Non gli perdonerò mai, il fatto di, aver calato di rendimento e anche, secondo me, un po' di impegno, soprattutto nella fase montelliana, con un allenatore che a Firenze ha dato tanto, specialmente 4-5 anni fa, e quindi questa cosa me l'ha ancor più, diciamo, reso personalmente. Poi ad altri può piacere, ad altri può fomentare. Personalmente questo me l'ha reso ancora più distante, ancora più lontano. Oggi c'è un articolo, c'è un'intervista, se non sbaglio, a Radio Bruno di Bucchioni, che dice anche lui, si unisce alla schiera di sempre più numerose persone che sostiene quello che vi vado perdicendo non da quest'estate ma dalla scorsa, cioè che Chiesa andava ceduto lo scorso anno e che Commisso ha fatto un errore. Fa piacere che molte persone ad oggi notino questo, però purtroppo l'anno scorso le opinioni mainstream erano altre. E questa cosa l'abbiamo pagata, a mio avviso, e stasera, proprio nel video che voglio fare, mi ci ricollego. Che Chiesa vada ceduto quest'estate, a mio avviso, è giusto. Anzi, paradossalmente, vi dico anche una cosa piuttosto brutale e paradossale, ma che è vera. Era molto più conveniente cederlo la scorsa estate, non solo per una questione di prezzo, perché oggi, dopo l'annata che ha fatto, il giocatore si è deprezzato, ma perché paradossalmente tenerlo quest'anno sarebbe più giustificabile, perché comunque il giocatore ha finendo in due partite in crescendo, comunque con Iachini non ha fatto male, comunque può solo che salire la sua valutazione economica a fronte di un buon campionato e di un buon europeo. Cioè, io quest'estate lo cederei per motivi più extra tecnici che tecnici, posto che neanche come giocatore mi fa impazzire, ma io lo cederei soprattutto per una questione di, come posso dire, di ricambio di aria, di superare quella che è stata la Fiorentina di Chiesa, per chiudere una parentesi, e poi soprattutto per il discorso che il giocatore,
anche comprensibilmente vuole andare via da Firenze. Perché dico anche comprensibilmente? Ma perché siamo nello stesso range di discorsi che si facevano per Bernardeschi o per Biraghi. Cioè io trovo veramente puerile quella parte di tifoseria che si arrabbia con i giocatori quando vogliono andare a giocare in piazze che offrono di più a livello non solo economico ma anche tecnico e di aspettative. Se ti chiama la Juve, ti offre 4 milioni e mezzo e ti fa giocare con Cristiano Ronaldo, qui Douglas Costa, qui Dybala, ti fa giocare la Champions, è ovvio che un giocatore vuole accettare. Tu non devi prendertela, se devi prendertela con qualcuno, col giocatore che accetta. Devi casomai fare una riflessione sul perché il giocatore ha accettato, perché la Fiorentina non è attrattiva, perché questo progetto tecnico qui sta avendo delle difficoltà sui rinnovi di alcuni giocatori e Chiesa è solo uno. Ma io non me la prendo con Chiesa perché vuole andare via. Chiesa ha perfettamente ragione per certi versi a voler andare via. Se lui pensa, e può anche aver ragione, di avere delle caratteristiche tecniche più forti di quello che l'attuale Fiorentina può offrirgli, è giusto che lui voglia andare via. È giusto che lui voglia andare via. Il problema è chi non previene questo tipo di situazioni, chi non l'ha ceduto in estate. Il problema è, ripeto, un progetto tecnico che evidentemente quando il livello per un po' si alza per certi giocatori non diventa più attrattivo. Allora tu, la tua azione non deve essere quella di prendertela col giocatore che vuole andare via o fare le presunte dimostrazioni di quest'estate. Quanto ci hanno rotto i coglioni con la presunta dimostrazione di forza del tenere Chiesa una dimostrazione di forza? Sbagliato! E adesso lo stanno dicendo tutti, adesso, che è stato un errore, perché non è assolutamente una dimostrazione di forza. Non eri nella situazione di dover fare presunte dimostrazioni di forza. L'anno scorso eri nella situazione di dover rivoluzionare la squadra, vendendo, incassando e reinvestendo, cosa che non hai fatto e i risultati si vedono. Quindi per quel che riguarda Chiesa, io vi ripeto, certo che lo cederei, ma era molto più semplice farlo l'anno scorso perché il giocatore valeva di più, avevi più tempo e potevi reinvestire la cifra in modo più complessivo e proficuo. Quest'anno sei per certi versi costretto quasi a cederlo, anche perché magari a gennaio hai speso un casino, anche troppo, e se non ci sono certe uscite è difficile vedere certe entrate. Questo purtroppo è la situazione, e pensate che gioco del destino, paradossalmente Falli Ramadani può essere d'aiuto alla Fiorentina, avete visto? E adesso per la cessione di Chiesa, quindi io non ce l'ho con Chiesa perché vuole andare via, ma Chiesa sta un po' sui maroni per altri, per l'atteggiamento, per il fatto anche che molta tifoseria ha preso come, ma lì non ha colpa lui, ha colpa quella fetta di tifoseria, dicevo, molta tifoseria che ha preso a bersaglio un Bernardeschi che è voluto andare via, c'è andato e ci ha portato 40 milioni e si attarda sotto i post di Chiesa a fare i lecchini, a dire resta per favore Chiesa, resta. Una parte di tifoseria a cui basta una partita buona a campionato finito per elevarlo a tripudi, grandissimo giocatore, grande campione. A casa mia non funziona così. C'è una, deve esserci una continuità tecnica e soprattutto una continuità di rispetto, di atteggiamenti e di situazioni che mi fanno voler bene un giocatore. Chiesa non le ha avute a mio avviso, quindi io se Chiesa va via sono solo che contento e non sono neanche pretenzioso a livello economico. Io vi ripeto, ad oggi se mi danno già 40 è bene, se mi danno 40, 35 milioni, 45 milioni per Chiesa, il fiocco glielo faccio io. Per come sono arrivato nella situazione di Chiesa, poi ci sta, io non è che dico che tutti devono dire che per 45 milioni 40 va ceduto. Se sono io, se mi offrono 40 milioni, il fiocco glielo faccio io. Si parla di Juventus, anche qui si parla di alcune trattative che possono essere utili per il giocatore e per la Fiorentina. Allora, l'Inter è uscita di scena, sostanzialmente da quel che si legge, sono rimaste Juve e Milan. Ma anche qui si parla di alcune contropartite tecniche. Io vi dico, se la Juve dovesse darci Romero e Pellegrini, ok, che assieme fanno una valutazione di circa 35 milioni, se la Juve offre alla Fiorentina Romero e Pellegrini più qualche bonus, io accetto. Il problema è che con Pellegrini devi capire un attimo cosa fare con Biraghi.
perché dubito che saresti Biraghi, Pellegrini possa giocare titolare, altrimenti puoi farti dare Pellegrini dalla Juve, che è un buonissimo giovane come esterno a tutta fascia, e cerchi di vendere Biraghi alla Roma o chi per lei. Altrimenti anche un Romero più cash 15-20, a me va benissimo, a me va benissimo. Parlando di Milan, forse è la soluzione migliore per tutti, perché il Milan, a parte che non sono così convinto che il Milan continuerà ad utilizzare lo schema che sta utilizzando ora, e poi ne parlerò nel video che farò quando sarà ufficiale Tonali, non sono convinto che il Milan, che la strada migliore del Milan sia utilizzare ancora il 4-2-3-1 con l'arrivo di Tonali, ma un altro schema che poi vi dico. Ma in ogni caso, visto che sono affari del Milan, se il Milan dovesse continuare ad utilizzare il 4-2-3-1, Chiesa ci starebbe come il pane, come esterno alto. Conosce Pioli, Pioli conosce lui, è in una situazione ottimale, solo che anche qui rientra per l'ennesima volta in scena sto caspita di Paquetà, che è un giocatore che va rilanciato, che non si è rilanciato neanche in questa situazione di post-lockdown con Pioli. Che nel 3-5-2 nostro non c'entra niente, a meno che non giochi col 3-4-1-2, ma anche lì ne puoi fare assolutamente a meno come giocatore. E proprio Paquetà, io non so da dove derivi sto innamoramento per Paquetà che c'è, se passa come i treni alla Fiorentina. Qui c'è un altro giovane che potrebbe farci molto comodo ad essere inserito nella trattativa, secondo me, lo consiglio così urbi e torbi, che è Gabbia. Gabbia è un difensore giovane molto promettente che puoi inserire nella trattativa Chiesa. Può essere quel giovane difensore che tu metti dietro ai tre titolari assieme ad Igor che può crescerti in casa. Poi tra i vari Gabbia, Dudu, Igor, vedi quelli magari di due, di tre, te ne promuovi due. Vedi quelli che possono costituire l'asse portante della tua difesa e sono sicuro che Gabbia ci sarebbe perché, vi ripeto, è uno dei migliori prospetti difensivi che il calcio italiano offre. Può essere istruito a giocare a 3, può giocare a 4, è ancora molto giovane, quindi è malleabile. Nell'impossibilità di arrivare a un Leao, che è un giocatore che a me a Firenze piacerebbe un casino, ma il Milan non lo cede, nell'impossibilità di arrivare a Leao, piuttosto che Paquetà, mi piglio un Gabbia più una trentina di milioni, Gabbia più 28 milioni, ma tutta io firmo per Gabbia più 28 milioni, ma firmo tutta la vita, ma firmo tutta la vita, ma firmo tutta la vita. Ditemi cosa ne pensate, a stasera un caro saluto.